Bentornati sul canale Amo gli Italiani. Oggi con le ultime notizie come. Al team Summer Eats pare proprio che la complicità tra i due conduttori non passi inosservata, tanto da far sbilanciare Mika con una battuta che ha creato non poco imbarazzato a Stefano De Martino e Andrea De Logu. Sembra raccogliere molti consensi il nuovo festival musicale estivo targato team con al timone l'inedita, ma ben collaudata, coppia Stefano De Martino e Andrea De Logu. I due, infatti, sono diventati volti fissi di Rai 2, molto apprezzati per la loro freschezza e modo scanzonato di condurre. Insomma, la scelta di far presentare al loro team Summer Eats si è rivelata assolutamente vincente. Ma oltre ai due conduttori, protagonisti della serata sono stati assolutamente Biagio Antonacci che si è commosso ad esibizione conclusasi dopo 3 anni senza salire sul palco regalando a Piazza del Popolo un meraviglioso medley unplugged dei suoi successi immortali e Mika. Quest'ultimo, più simile a una divinità che non a un essere umano proprio come noi, si è esibito sia in coppia con Baby K, presentando la loro hit estiva, Bolero, sia da solo, incantando davvero tutti i presenti. Abbronzato, elegante, statuario e con un completo azzurro, il cantante, accompagnato dal pianoforte, ha performato un medley davvero originale, Yo-Yo, Ice Cream e Relax hanno infiammato la piazza convincendo tutti, ma proprio tutti. Insomma, Mika ha davvero alzato l'asticella ieri sera a Piazza del Popolo. Mai nella mia vita avrei pensato di fare un'esibizione simile e di questo tipo con il pianoforte. Solo con un pianoforte può suonare e cantare tutta Piazza del Popolo, ha detto il cantante a fine esibizione raggiunto da Andrea De Logu e Stefano De Martino. Prima di lasciare il palco però, Mika non ha perso l'occasione di stuzzicare i due presentatori con una battuta che ha messo per un attimo in imbarazzo sia la De Logu che De Martino. Ma cosa ha detto di così scandaloso, addio piccante per Mika? Quando stava proprio per salutare i padroni di casa, Mika non ha perso l'occasione di dire la sua. Siete una bella coppia, ha detto il cantante. A quel punto Stefano e Andrea, lusingati, hanno risposto in coro un sincero e sono, grazie. Mika però non aveva ancora finito, no no, proprio in senso romantico, ha aggiunto. A quel punto i due, già finiti nel centro del gossip per il loro affiatamento, hanno riso imbarazzati non sapendo cosa aggiungere per qualche secondo. Tuttavia, è durato davvero poco. Sia la De Logu che De Martino hanno ripreso subito in mano la situazione, presentando poi l'altra star pronta ad esibirsi. In questo momento però, una battuta del genere potrebbe alimentare non poco i classici rumors estivi. Sappiamo bene come De Martino, dopo un po' di tira e molla, sia tornato con Belen Rodriguez, ritrovando con lei al momento un equilibrio sentimentale abbastanza precario eppure bello e travolgente proprio per la sua instabilità. La De Logu invece, ha reso da poco nota la sua relazione con il modello Luigi Bruno, 15 anni più giovane di lei, e proprio per questo criticata abbastanza. Come se fosse solo prerogativa degli uomini poter avere una partner anche molto più giovane. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per aggiornare le ultime novità prima di tutti. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.